come sempre accade nelle vetrine nazionali ed internazionali, gli stand con i prodotti molisani e le iniziative curate realizzate dalle organizzazioni provenienti dalla nostra regione incassano un gradimento eccezionale, dimostrando nel concreto che le persone apprezzano appieno le produzioni del Molise. È accaduto anche al villaggio Coldiretti, realizzato a Napoli sul lungomare Caracciolo, al quale hanno partecipato nei 3 giorni anche numerose aziende agricole molisane, oltre che moltissimi consumatori, studenti dei nostri istituti agrari ed alberghieri e alcuni gruppi folcloristici. È forse inutile sottolinearlo, vista la consuetudine al successo, ma tutti hanno avuto un ottimo riscontro, un percorso di completo apprezzamento che dimostra ancora una volta che il Molise, i molisani che lavorano e i prodotti di questa nostra terra sono totalmente riconosciuti e per fortuna sempre molto apprezzati. Sta andando molto bene, oggi c'è il boom dei cittadini di Napoli, ma era evidente che dovesse succedere. C'è una forte delegazione di molisani, perché noi abbiamo qui la presenza di almeno 1000 molisani ogni giorno, che non sono soltanto coltivatori ma sono consumatori, perché noi abbiamo fatto messa a disposizione dei pullman per venire a incontrarci, soprattutto per i consumatori. Noi qui stiamo rappresentando la nostra filosofia, che è quella della tracciabilità e della legge sull'etichettatura dei prodotti e della loro origine. Ci siamo riusciti con il latte, ci stiamo riuscendo con la pasta, tra poco bisognerà dire da quale paese arriva il grano, e ci riusciremo anche con il pomodoro. Ovviamente sembra che lo dico come una persona di parte, io sto con i contadini e non soltanto per contratto ma perché ci credo, e soprattutto un'altra cosa, veniteci a trovare perché vi divertirete, ma soprattutto capirete quale importante bene abbiamo in Italia. Forse non abbiamo il petrolio, non abbiamo altri giacimenti minerali, ma abbiamo un qualcosa di preziosissimo che non soltanto i nostri prodotti, ma il cibo che noi offriamo a tutto il mondo. Sulla montagna, ed un
già cibo già lo sa, e sposare ci dovrà. Le comari non tenghi, siamo un'azienda di pedacciato e produciamo per lo più agrumi. La nostra specialità è il pomelo, che è ritenuta una delle specie di agrumi più antiche al mondo, insieme al cedro e al mandarino. E il pompelmo deriva praticamente dall'incrocio del pomelo e dell'arancia dolce, e ha un sapore un po' acre. E niente, vi aspettiamo qui a Napoli, al Villaggio Coldiretti. Questa è tutta la produzione propria, il clima permette la produzione di agrumi. Questo abbiamo per il momento un albero che produce più o meno sui 150 pezzi di pomeli. Abbiamo appunto ampliato la nostra produzione con altre 10 piante. La richiesta è molto alta, infatti è un frutto che ha origine dalla Malesia e viene esportato dalla Cina, infatti si possono trovare in centri commerciali che non sono molto come questi qua, vengono tutti retinati e plastificati. Abbiamo tra parte l'uliveto, frutteti vari come mele, pere, gelsi, fichi, però per lo più siamo specializzati appunto negli agrumi. Abbiamo quasi 2 ettari e siamo attualmente l'agrumeto più grande del Molise.
e puntiamo sempre di più, ecco, ad ampliarci. Siamo alle spalle del paese, Petacciato, vicino Termoli. Noi veniamo qui ogni anno con la coltivatori diretti perché non lo sappiamo il perché, poiché io penso che siamo bravi e ci portano, siamo stati prima a Milano, poi siamo stati l'anno scorso a Fuori Grotta e quest'anno ci hanno voluto ancora una volta qui. Evidentemente il nostro gruppo folclorico di Agnone porta qualche cosa di meraviglioso in tutti i cuori, diciamo, non solo napoletani, non solo morisani, non solo regionali, ma in tutta Italia. Adesso, tornando a casa, dobbiamo pensare all'Andocciata. Sarà una cosa veramente formidabile. Questa volta abbiamo portato una sola andoccia qui, proprio per la caratteristica, per far vedere che cos'è questa andocciata, questa torcia umana, che è una cosa molto bella, tradizione. Quest'anno avremo dalle 25, come si dice, ci hanno già detto i giornalisti, dalle 25 alle 30.000 persone. Io ho pensato già a un gruppo che va in fonderia, mi hanno detto di 600 persone. Cioè, mamma mia, quest'anno! E penso che lo sappiate anche voi chi sono. E quindi ci riempie veramente di gioia e speriamo che Agnone, e diciamo, io non dico Agnone, io dico l'Alto Molise, io dico la regione intera, di risollevarsi un po', perché veramente stiamo andando molto molto indietro e speriamo che questo fuoco, questa lingua di fuoco possa riscaldare non solo i cuori dei cittadini, ma riscaldare i cuori dei nostri che comandano sia a Campobasso e sia a Roma. Io sono Samantha Di Marco, rappresento la ditta Sapori di Bosco Molisani da Campobasso. Siamo un'azienda a carattere familiare, raccogliamo e produciamo tutta la linea di tartufi. Siamo qui oggi al villaggio della Coldiretti per rappresentare appunto i nostri prodotti. Il modo migliore per rappresentarli è proprio con la degustazione, così i nostri clienti possono assaporare questi gusti, soprattutto fatto con materie prime non trattate. Tartufo rigorosamente molisano, perché il Molise si raccoglie il 40% di tartufo rispetto a tutta l'Italia. Quest'anno la raccolta del tartufo nero è stata un po' critica, come tutti i prodotti poi di campagna, visto
le mancanze di pioggia. Ovviamente poi continuiamo con il tartufo bianco, che lo stesso non se ne trova, sempre perché non ha piovuto, il tempo comunque è ancora abbastanza caldo, quindi di conseguenza neanche il tartufo bianco si sta raccogliendo. Rappresento l'azienda agrituristica Orso e Serengeti di Macchia Valpolicella. Io produco in genere formaggi, salami e quant'altro. Come salami c'ho cinta senese e nero d'auro, una razza molto doc proprio, al 100%. Produco questo tipo di salame, tra cui anche la ventricina, che nel nostro posto non sarebbe da re, però posso sfidare più di qualcuno all'assaggio e alla prova di questo prodotto. Come pure il filetto, come pure la pancetta, come pure i formaggi, pecorini e caprini pure. Come va la vendita? Beh, diciamo che ci stiamo salvando, ci stiamo dedicando alle nostre forze anche nella Campania. Ci difendiamo alla meglio, ci proviamo con tutto il cuore, speriamo che siano di gran piacere questi nostri prodotti qua anche nella Campania. E qualcuno si fa sentire, ci viene a trovare. Anni non me l'hanno mai fatto assaggiare. Ottimo. Che vino è? È il Tintilia del Molise. Ottimo, veramente. Salute!